Pronto, Tomarchio? Tomarchio? Pronto, chi è? Non la sento, chi è? Ronny, sono Ronny e Dominga, vedi chi c'è? Oh, ciao Ronny, come state? Come state Ronny? E siamo, che dice come stiamo? Perché Dominga non sente, perché siamo collegati. Ma perché ci ha dato questa roba in regista? Non ho avuto modo di poterti chiamare perché per la realtà sono partito stamattina con lo costo in una società di aerei, mi hanno portato alle Maldive. Dice che è andata alle Maldive. Sarò qui per 15 giorni e quindi ti volevo dire che la trasmissione la puoi fare da solo perché non ci sono. Allora ascolta, scusa un attimo, dice la trasmissione, siamo fuori da solo. Capisci, hai visto Ronny? Sì, hai visto la prendere in giro? Montatore degli occhiali, sì, va mi trova le mani. No, si vede il ciuffo. Sì. E poi, allora ha cambiato anche un po' di look. Marchio, il ciuffo è meraviglioso. Gli occhiali non si vedono. Te vuoi calmare un attimo? Marchio, si vede lo scoglio che c'hai dietro. Tu sei al lito. No, non c'è nessuno scoglio. Lo scoglio del lito. Ma questa è un'isola delle Maldive che... Dice che è l'isola delle Maldive. Dai, Tomarchio, si vede chiaro lo scoglio, dai. Che ci stai facendo perdere tempo, dai. Sono alle Maldive, sono le Maldive. Sì, va bene. Tomarchio, si vede subito. Guarda, si vede. Adesso sono le persone dietro a te. Si vede subito, dai. Vuoi venire che dobbiamo iniziare sta trasmissione? Ma non ho capito. Scusami. Siccome ho comprato adesso con questo telefono. Si vede io e lo scoglio. Sì, purtroppo sì. Si vede tutto. No, vado dal venditore, glielo torno, compro quello di una volta là, quel col numero che partiva 1 2 3 4. Compro un altro telefono, dice, quando torna quello col numero. Tomarchio, dai, vieni che dobbiamo iniziare questa trasmissione, dai, facciamo partire la sigla. Tomarchio, che dici? No, a questo punto lo dico, sono al Tahiti, lì da Tahiti. Ci vogliono fregare l'internet. Ma quale lo costo? Ma quale costo lo coste? No, ma siamo al Tahiti come le Maldive, dai. Voi siete lì? Sì, dai, ti aspetto. Dai, facciamo partire la sigla, ti aspettiamo. Ok. Sigla! Vai con la sigla. Partiti, sigla volente. Intanto sigla. Buongiorno, sì, ma buon pomeriggio, buonasera, il tempo ma siamo... dove siamo partiti? Non ho capito. Ma siamo partiti con la trasmissione. Con la trasmissione, con la nostro trasmissione. Village. Estate. Ma questi sono 2.0. Ma fai salutare la Dominga, intanto, perché no, sennò... volevo capire 2.0, stamattina metto anche la chiocciolina, non ho capito. Dominga, buona giornata. Ma, vedi, tu mi metti la calma, e la tranquillità. E a tutti quelli che vi stanno seguendo, perché ogni volta che faccio il calcolo di quelli che, ogni volta che salutiamo le cose, voi salutate nelle dirette, per esempio, e a tutti quelli che ci stanno seguendo, io dico a tutti quelli che vi stanno seguendo, come scusi, la chiocciolina che hai messo stamattina, eccola. Village 2.0, chiocciolina, che cosa fai con quella lumachina che mi dici? Non mettiamo i puntini sulla I, perché innanzitutto... Chiocciola, che cos'è quella chiocciolina? Quella... No, quello era il calamaretto che mi stavo mangiando e gli ho fatto vedere la Dominga, gli ho detto: Dominga, ti piace il calamaretto, la chiocciolina? Salutiamo a Tony Vero che sta dall'altra parte e accaldato come... Tony, vero, accaldato come una mammola, è vero, accaldato che ci sopporta, che si sopporta, accaldato come una mammola, perché naturalmente ragazzi qui in studio il caldo lo sentiamo, anche perché il pinguino ancora qui non è entrato. Come mai non hai fatto lo studio fuori? E come dice a me il produttore, mi dice a me il produttore, mi dice a me come mai ho fatto lo studio. Senti, ma perché, come mai non mi ha fatto la permanente rossa, mi ha fatto la striscia gialla? Io non riesco a capire veramente sto personaggio, cioè il Tom, adesso stavo chiamando Tommaso Tomarchio, mi
sembra che ti vedo solo te là. Sono in primo piano, sono io. Sono io, amici. Johnny Reno Verde. Ciao Johnny. No, ecco. Johnny o Ronny, scusi. Io lo chiamo Tommaso Tomarchio, mi viene buono. Tu sai che in Sicilia abbiamo ora stiamo rientrando in tutte e tre, guarda un po', guarda, senza fare pubblicità. Abbiamo uno che vende bibite, no? Intanto Tommaso che vende bibite. Comunque senti, possiamo continuare dopo. Mandiamo un insert per fare, altrimenti poi la gente si annoia, si stufa, si accalda insieme a noi. Ascolta, mandi la signora? Ah, signora, non lo so chi mando. Manda la signora. Ve mando io. Non manda la signora, che poi voglio commentare. Grazie, insert. Signora, è un piacere innanzitutto, ah che bello, all'ombra, è un piacere parlare con lei, si chiama? Il nome? No, Concetta Maria. Concetta Maria, va bene. Parlavamo lì di parmigiana di melanzana. Sì. Allora, a melanzana, come la fa lei? La melanzana intanto si taglia a fettine. A fettine. Poi si mette sotto sale. Poi si spreme il come sale, si pulisce dal sale. Dopodiché si frigge, ma non fritta, ma semplicemente. E sema ancora i melanzani. Un poco. Della cottura sarebbe quello, non di metterlo al forno, ma di farla con una padella fritta. Questa è la tradizione della melanzana. E poi le varie varianti. Le varie varianti le lasciamo, perché c'è la variante del Brennero, la variante di Aosta, cioè ogni variante ha la zona che mi deve dare tutti i dettagli, perché è una persona rispettosa di ogni cosa che fa. Io la ringrazio. Grazie. È stato un piacere. Grazie a lei, mi ha fatto piacere. Salutare tutti. Saluto a tutti, venite in Calabria, speriamo di accogliervi bene con un mare bellissimo e soprattutto con molta amicizia e di molto calore. Grazie signora, grazie. Salve, buongiorno. Ecco, è il portavoce di Salvini? No, è il portavoce di chi, scusa? Io sono il portavoce di me stesso. È il portavoce di se stesso, no, perché arriva a un certo punto quello come... Un attimo, non vada via, non scompaia, perché siamo in diretta naturalmente. Può darci un'informazione oggi per come vanno le cose nella politica italiana? Non è il mio compito. E il ponte? No, sul ponte mi deve dire qualcosa. Ma voi non posso rispondere. Ah, neanche sul ponte non mi può rispondere perché non è lei. Esci da quel corvo. No, mi dica una cosa, sul ponte. Stanno costruendo il ponte adesso, vogliono fare il ponte. Ma dica una cosa, un'impressione sua. Mia personale? Certo. Le dico che potrebbe servire tanto alla Calabria. A Calabria, la Sicilia stasera non ci ascoltate. È la Sicilia, bravo. Ecco, lavoriamo per tutte e due perché sennò comunque non può dire niente. Sono al mare, no, non posso lasciare la dichiarazione. I miei personali non sono io. Mi permette naturalmente, mi dà la liberatoria per poter mandare perché mi devo avere il suo permesso. Fare quello che vuole. Grazie, noi facciamo quello che vogliamo, da Village Estate, grazie. Siamo alla Tonnara, Lido di Palme, Lido Tahiti. Posso chiamarlo Tommaso Tomarchio? Mi viene meglio Tommaso. C'è una volta famosa Tommaso la scopa ficcanaso, no? Era molto bella. Senti una cosa, Tommaso. Tommaso, Graziano. Allora, a parte tutto, stamattina abbiamo improvvisato, non lo so perché partita, forse naturalmente qualcuno l'avrà visto anche in uno degli insert che è già passato, l'idea di parlare di PP. Ponte e parmigiana, non so questa attinenza come è nata fuori, cioè l'idea di questo ponte che devono fare tutte le volte, non che mi non dire sarà che mai... Ti dispiace a parlare di parmigiana, no. Guardi, assolutamente, no. È parmigiana. Signor Genovese, guardi, mi scusi, mi piace io... La prossima volta se mi vuol dare del boi, e mi bacia la mano, ci devo dire che io parto, che giorno di questo vado via, non ci sono più con Dominga. Dominga, ti prego, no, mi devo fare una vacanza. Mi dice che parto, non Dominga. So dove vado, ma parto. Ma Dominga, noi soffriremo, ma tu puoi, tu è vero, non è tanto che sta succedendo anche a me. Lido, villaggio. Ma no, ma tu è... Ma sai che tu è tanto che aspetti di questa notizia, no? Non vorremmo perderci questo. Io ho incontrato l'altro giorno
il direttore responsabile marketing di Vola Getta, Getta Vola, non lo so, che una Use compagnia Getta. Che, Use poi, Getta. Che voleva andare via dalla Calabria, poi ho parlato io, ho detto guarda, ma dove vai? Ho detto marketing, io la offro un viaggio, lo come si chiama? Low cost, basso costo. Infatti non pago niente, mi fa andare alle Maldive, mi fa andare, questo modo. Però mi ha detto attenzione, mi ha detto, guarda, lei deve portare solo un bagaglio. Scusi, ma io devo stare 15 giorni. Va bene. No, uno zainetto. Ma c'è qualcuno che lava, asciuga e stira. No, attenzione, perché il secondo bagaglio pago tutto il viaggio. Ah, capito. Vorrei fare una gita. Come si chiama quella nave grande che ci sono tanti palazzi, tanti la Costa Crociere, la... No, la società. Come si chiama quella nave grande? È una nave... La crociera! Ma come si chiama? Lei ha fatto il direttore artistico. Ma la nave non si chiama la crociera, è il viaggio, la gita di piacere si chiama crociera. Senta, lei mi consiglia, mi hanno detto che... Lei ha lavorato. Sì, vabbè, andiamo avanti. Ma ha lavorato sulla MSC. MSC. Io non mettevo solo la S e la G. MSC. Com'è? MSC. È quella che arriva a Messina. E non lo so, ogni tanto arriva a Messina, a Reggio non ci arriva. Perché purtroppo. Non lo so per quale problema. L'acqua è bassa. Esatto. Qualcosa. Io vorrei fare una gita. Come si chiama questa? Crociera. Adesso. Qual è, scusami? La gita è fare la grigliata, che se fa la grigliata. Come si chiama? La crociera. Senta, lei mi consiglia ad agosto di andare? No, perché io intanto vado a... Possiamo cambiare menù? Allora, vado con lo costo, là, con quello... Amico suo dell'aereo. Ad agosto. Mi hanno detto che ad agosto il mare è calmo e così. Tomarchio, abbassiamo le quote perché stamattina naturalmente vorrei riprendere. Abbiamo naturalmente conciliato con le persone e parlato di Ponte Parmigiana. Alle crociere ci arriveremo. Vorremmo gentilmente dalla regia che ci mandasse qualche insert per vedere quante parmigiane abbiamo fatto in spiaggia stamattina e quanta idea di ponte c'è. Gentilmente regia. Abbiamo trovato una signora che ci darà oggi un consiglio. Ma innanzitutto ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, lei già ci saluta, è una persona innanzitutto educata. Noi abbiamo le persone educate. Come ti chiami? Ilaria. Senti Ilaria, la parmigiana alle melanzane? L'ho fatta ieri sera. Ieri sera l'ha fatta! Cioè tu stai parlando con un siciliano che diciamo cucina anche, quindi gli hai fatto venire un attimino l'appetito perché siamo in orario. Village acquisisce anche notizie sull'arte culinaria, ossia il food da improvvisiamo una bella parmigiana veloce e fresca. Devi elencare, devi essere veloce in 10 secondi. Allora, Wiesel, formaggio, mollica, melanzane. Ci mettiamo a besciamella pure. A volte. Pure a volte a besciamella. Sì, i Wiesel. A melanzane. Minchia, che sei una parmigiana proprio piena, molto piena. Senti, ma uno che deve attraversare lo stretto, senza ponte, come fa? Sì. È come me, stamattina. Senti, sei simpatica, ti ringrazio, grazie delle melanzane, ma senti cosa, fai qualche altra cosa oltre alle melanzane? Le lasagne. Sì, ho capito, dico, a parte le lasagne e le melanzane, dico, quando ti organizzi un viaggio ai Caraibi, cosa ti porti dietro? Tre cose. Il mio fidanzato con me. Ecco, quello vale tutte e tre, ciao, grazie. Ciao, buongiorno. Il fidanzato si porta dietro, ma tu te rendi conto quando... Possiamo intervistarla, possiamo fare due chiacchiere che sono molto importanti per noi. Buongiorno, buongiorno. Signor? Io mi chiamo Fausto. Fausto, senta Fausto, cosa ne pensa del ponte che vorrebbero costruire tra le due sponde? È una bella idea? Il ponte per me è una grande cavolata. Una grande cavolata, ma perché innanzitutto, me lo dica, secondo lei? Perché già si sono mangiati un sacco di soldi. No, prima perché magna. Poi perché è una zona altamente sismica. Hai capito?
e poi là sopra c'è un ponte ondulerà di 3 metri, cioè uno che mangia la pizza se trova sul piatto 3 metri, onda che va, onda che viene, le dico ti scivola la pizza dal piatto, dico, vomita subito, vomita subito, dico, una cosa incredibile. Stamattina io sono passato, capitano, sono passato stamattina a nuoto, io cioè tramite una peluca sono passato da queste parti, mi sembra strano? No, perché io sono d'accordo con lei. Una feluca però non è un nuoto. No, non era nuovo, mi sono attaccato dietro. Alla feluca. Andiamo il tram, mi sono attaccato però alla feluca. Mi sa che la feluca è il ristorante di Bagnara. Di Bagnara Calabra. Senta, è stato non un piacere, molto di più. Spero di averla presto qui con me. Ok. Un saluto a tutti gli amici di Villa Gestate. Villa Gestate, ciao a tutti. Ecco, grazie. Siamo in diretta, siamo in diretta. Ah, stavo pensando alla ciosciata. Come lei, secondo me, dovrebbe andarsi a farsi una cura, eh. No, io. Perché io non ha capito che lì c'è una lampadina rossa. Mi porto quando con quella è rossa, le stiamo registrando, guarda. Siamo in diretta. E l'operatore ti sta riprendendo. No, mi dispiace, ma perché... Lo può riprendere, può fare un primo piano al signore qua. Senta, signor Tomarchio. Guardi, secondo me, lei prima era fuori a sentire le persone. O il caldo è andato in testa? No. Tomarchio, vorrei sapere una cosa molto importante, perché lei prima mi ha parlato di crociera e tutto quanto. Sì, bene, sì, no, ma io sono d'accordo cosa, su quello che lei fa. Una cosa che lei la volevo richiamare, perché la Dominga mi ha guardato a me e ha detto noi due, e io ho detto sì, io sì, ma lei no. E tu hai detto prima, hai chiuso dicendo voi due, e con la Dominga si è incazzata. Io non so perché lui parla delle notizie della Dominga, però non se deve so. Parlare la Dominga non la parla delle notizie, so. No, io parlo della crociera. Io non mi fate parlare proprio, ora dov'è che prende me ne va? Io la crociera la farò, abbiamo parlato di crociera, la farò a dicembre. E a noi non ci interessa niente. Senta, riguardo la cosa. Eh sì, perché tu hai detto tutte e due, non mi so. Ma no, no, lei ha visto un gesto. Ronny. Il toni vero. Ronny, qua c'è il mondo. Là c'è il signore. Ma non si vedeva perché. Non girare che si brucia la frittata. Ma mi ha già fatto bruciare la cosa. Si è frittata, scusa. Signor Genovese, siccome lei l'altra volta diceva che voleva fare l'imprenditore, che lei nella sua vita vorrebbe fare l'imprenditore. A me mi piace perché io mi porto no, dietro. No, ma c'è perché... un amico mio, guarda, sì. Siccome causa Covid-19, che sì. So, già siamo quasi siamo al 20, esatto, quindi superata. 2.0. Ora pensando 0. Al 2.0, alla chioccia che ha la forma dell'uovo, c'è un amico mio che ha delle galline, un'azienda di galline che produce uova. Senta. La spiego subito, signor Genovese. Questo signore sta fallendo perché le galline prima facevano 3 uova al giorno e ora gliene fanno 2. Ora io su 500 Tomarco, galline. Ma io mi posso fermare con lei? Mi posso soffermare sulle sue notizie, Tomarco? La prego. 500 galline. C'erano 1500 uova, no, 1500 uova al giorno, ora li ma deve farci. È possibile che lei vorrebbe fare l'imprenditore non delle ce la galline? Faccio, non ce la faccio galline. Più. La sì. Sua condizione economica, la sua situazione è buona, scarsa o pessima? Com'è? Non abbiamo una lira, però siccome c'è questa compagnia la costa, non mi ricordo io, che dice che qui in Calabria sono tutti mafiosi che poi non... No, allora questo. Ve l'ho detto, quello mi ha detto vieni che ti offro il viaggio. Poi per quanto riguarda... Ma quello è un amico. MC, non mi come si chiama? MSC, MSC Crociera. Però siccome io conosco un signore che si chiama Genovese che ha lavorato lì, ha fatto il capo. Non è mio il capo villaggio di questa nave, il capo villaggio mi ha offerto di andare con loro. Lei è una persona fortunata. Quindi sono tutto grazie. Lei è molto fortunato. Ascolti, i panini con la mortadella me li dà il signor Parisi. Va me bene. Porto... Dominga, costo zero. Io so che lei non me la dia adesso la notizia, so che c'è una notizia importante che arriva da altri mondi, è vero? Ma sì. Io come posso andare avanti? Altri pianeti. Senta una cosa, come posso andare avanti? Cioè, se questo mi tortura dalla mattina alla sera, non riesco a condurre la trasmissione. Ecco, mandiamo un insert, ci sentiamo dopo. Grazie, Dominga. Grazie a lei. Oh, che bello! Ciao! Ma tu guarda che sorpresa! Cioè, io non sto comodo, io sto molto bene. Ma puoi vedere un'immagine così bella, eh? Una bella donna. Dai, come ti chiami? Stefania. Cosa fa Stefania qua? Ma veramente stavo dormendo. E io sono venuta a disturbarti. Assolutamente sì, sentivo questa. L'ho testata. Sentivo questa vocina. Questo uccellante. Sai, dice. La mattina ti svegliano, no? Esattamente. Ecco, l'uccellino l'ha svegliata.
tu sei una donna che comunica televisivamente parlando. Veramente ho fatto radio più che televisione, anche se la mia edizione è un po' particolare, ma l'idea della radio in quel momento voleva proprio l'accento particolare che si sentisse, però televisione no. E continui a fare radio? No, assolutamente, da quando vivo beatamente in quel di Reggio Calabria, in queste meravigliose, vicino a queste meravigliose spiagge. Non ho capito, ma se spiagge... mi viene un'idea non lo so come faccio a ritracciarti. Mi trovi qua, in questo meraviglioso spiaggia, davanti allo stretto di Messina. Ma voi guardate un attimino chi ho trovato. Ho trovato Stefania, una voce radiofonica, una stupenda immagine da spiaggia. Adesso addirittura viene usato troppe volte. Ma è bello, è un bel intercalare questo. Ok, però è bello anche il mio. Senti, io sono contento di averti qua, però in genere io lascio sempre 15 secondi al mio ospite. Ho 15. Hai una telecamera, un microfono e vorrei che tu comunicassi qualcosa a quella gente là. Chiunque, qualunque pensiero. Mi prendete così alla sprovvista. Io dico, ragazzi, siamo quasi alla fine di questa crisi che ci ha colpito. Viviamo quanto prima e il più possibile questi meravigliosi momenti di sole, di luce, di mare. Quindi incontriamoci in spiaggia, viviamo la spiaggia, e godiamoci. È tutto quello che ci resta, perché la natura è bella e oltre alle cose brutte che ci sta dando anche dei bellissimi momenti. Grazie di averti conosciuta. Grazie anche a te per l'intervista. Ciao. Ciao. Vuol dire che stasera si accorta di me. E che il caldo ci colga, naturalmente siamo sempre a lavorare in spiaggia, a girare, a trovare gente influente. Ma no, ho capito, noi lavoriamo e quella... Aspetta, guarda un attimino, avvicina, chi è? Come che vuoi? Dominga! Ma che fai qua? Non ho capito, sdraiata! Ma che vuoi da me? Come che vuoi da me? Noi siamo a lavorare, quello vuole il briefing, la roba, il Tomarchio. Ecco, lo sapevo, io non devo dire... Se poi ci vedi... Ho capito, ma non ti puoi rilassare in momento di lavoro. Ma quale 5 minuti, porco Giuda, hai capito che devi venire a lavorare? Guarda che io spiffero, hai capito? Ronnie. Guarda, tutti si prendono il sole. Io lavoro. Ho capito, e pensa a te. Tu lavori e pensa a me. Ho capito. 5 minuti. Ho capito, allora facciamo una cosa, perché io non spifferi niente. Capirà. Ho capito, deve pagare pegno. Deve pagare pegno. Un bel negroni con patatine, olivette e buccia di limone al lato. Possibile? E come mi piacerebbe, Dominga? Che allora? Beh, questa volta pago io. Hai capito? Paghi sempre tu. Certo, se te metti là con Domenico Parisi, il direttore, mi tocca pagare sempre. Oh, ma è andata bene sto giro, Dominga? 5 minuti. Ma ciao, guarda che mi tocca. Ciao Dominga, ma guarda che mi tocca far per vivere. Eccoci qua, sempre sulle sponde del Lido Tahiti, perché naturalmente il mare è blu. Diciamo che il mare è bello, il è nostro. Bellissimo. È un mare che attira. Come dire? Attira tutti, basta che attira, capisci? Basta che tira e attira. No, volevo dire una cosa molto importante, siccome si sta parlando tanto, oggi l'abbiamo improvvisata, ci stiamo intrattenendo sul fattore ponte. Volevo sapere solamente cosa ne pensa lei, una battuta così rapida. Guarda, è cascato bene, io... Io sono cascato bene? Ma mi sono guardato stamattina, sinceramente, guardi, io stamattina sono arrivato a Capeluca che mi tirava, sono cascato. Sta arrivando dal ponte? Io arrivo dall'altra parte, arrivo, non da Scilla, da Caritti. Guardi, qua casca bene nel senso che io sono un fautore del ponte. Per me, io che ho fatto politica tanti anni, è il sogno politico della mia vita, nel senso che ho fatto assessore alle grandi opere, siamo arrivati alla variante di Cannitello, poi a un certo punto è scomparso. Si è fermato tutto? È scomparso. Ma cos'è scomparso? Mi dica chiaramente cos'è scomparso. È scomparsa la società Ponte sullo Stretto. Quindi sono scomparsi? No, è scomparsa. Dai, diciamola tutto veramente. È scomparso quello che era il know-how per il quale la nostra Italia andava orgogliosa e molti si sono rifatti a quello che noi avevamo costruito. Lei parla troppo bene per il mio programma. Lei mi ha parlato già di know-how e io sono uscito fuori di fase, perché naturalmente no, io l'apprezzo moltissimo. Qualcuno può pensare che era concordata la domanda? No, assolutamente, perché no, lei è una persona apprezzabile, quindi parla anche molto bene. Naturalmente lei è un commerciante o... No. Anche, ma si interessa magari di politica?
mi interesso di politica, vendo parole. Vende parole, è un grande, uno che vende parole. Non le voglio dire di che partito, perché è segreto. Lo faccio per mestiere di vendere parole, gli avvocati vendono parole. Hai capito? Ecco, ci ha detto Zac Zac, ha precisato, le auguro una buona vacanza. Anche a lei. Grazie per noi, grazie, grazie. Eccoci tornati finalmente, perché ogni volta che sei donna direte, però basta gentilmente Tomarchio, basta che ogni volta mi entri così a suo posto, basta con i direttori, non mi presenta, questa non è una diretta, questa è una trasmissione, basta, ho detto basta. Lo dico veramente anche stavolta, perché ragione, mi sono arrabbiata. Ha ragione. Perché non mi date mai la parola, adesso la ho pizza. Una notizia sensazionale, lo scoop. C'è notizia, lo scoop. Dovete sapere. Aspetta un attimo, dai, notizia, dai. Dovete sapere che gli extraterrestri sì. Ci stanno osservando. Oddio. Ma da molto, da tanto tempo. Perché vogliono copiarci. Vogliono essere molto simili a noi. Perché si sono stancati di si fare. Ma può darsi perché andranno in estinzione. È vero, lo so. Capito. Ma come tutti gli animali. Ci pensi, Ronnie, un piccolo esserino, un piccolo extraterrestre come inviato nostro che ci possa dare tutte le notizie dall'altro pianeta? E come comunichiamo? E poi troveremo sicuramente un modo. Un satellitare, che dici, Tomacchio? No, io lo metterei a lei come ha detto stampa di questi signori qua, non so chi sono, extraterrestri. Ha detto stampa? Ha detto stampa loro, gli fai i comunicati, quello che vogliono dire. Ma se vogliono Tomacchio. Ci riescono perfettamente, vero? Sì, ma due no. Uno già batte. No, perché giustamente lei sta parlando di cloni, ossia cadrà che saremo clonati. Tu ti immagini il conto. Salve Tomarchio! Poi incontro lui. Ma così parlano questi. Non lo so, io mi ricordo il robottino che inventavo una volta. No, mi dispiace, non sono io. Casa, chiesa, auto casa. No, non ricordo. E ti? Non so della vostra. No, non so della vostra età io. Non lo ricordo queste cose. No, questa è brutta veramente, guarda. Non so delle vostre età. Tony Vero ci aiuti da lontano perché è veramente molto brutto. Comunque, Tomarchio, con un satellitare si potrebbe ovviare che un extraterrestre inviato speciale di Village Estate 2.020. Lo ripeta. Village Estate 2.020, che poi ci sono due. Facciamo l'applauso, che è bravo. Grazie. Quando è bravo. Io penso che ha concluso la puntata, vero? No, ancora no. Abbiamo degli insight, delle cose, abbiamo la doccia da fare. Champagne! Pure champagne abbiamo. Che chi paga tutto questo? La Dominga ha detto. Ah, sì, vabbè, tanto lo sappiamo. Non possiamo dirlo, sennò si svelano tutti gli altarini. Bene, sentite una cosa, ragazzi. Io sarei pronto anche perché il Ponte stamattina dice: ma come sei venuto? Ancora non me lo hai chiesto qui, me lo hai chiesto nella diretta di stamattina. Come sono venuto da questa parte? Io l'ho svelato in spiaggia, non lo so, nel diretta. Non sono mai una persona. La peluca, gli occhiali, il cannocchiale. Non posso chiedere a un signore come lei, l'età, come è arrivato a. A me piace. Come è arrivato alla tonnara. A me piace il Tomarchio con la sua educazione, veramente. Sono molto educata. Spalma panini. Sicuramente lei, con la sua posizione economica, è arrivato con noi. Ascoltaci, signore. La mia posizione. Con un 3.000 benzina fuori. Non lo so, ho visto una macchina blu. 3.000 benzina, 3.000 pompe di benzina che stanno aspettando ancora che paghi i debiti. Allora, noi abbiamo detto stamattina che lei praticamente dall'altra parte della... esattamente. Lei è siciliano, vero? Sì, di Messina, orgogliosamente siciliano. Io porto la mia siciliana, pensava che arrivasse qui alla Tonnara a nuoto, perché lei ha fatto due conti dicendo: guarda, vado al pilone a Ganzirri, vedo sta guardando la finestrella, dice: io guardo le Calabre, perché voi poi dite le Calabre. Lui sta le Calabre, vedo lo scoglio del Tahiti, dice: così vediamo quant'è la Ma distanza. Perché mi fa diventare provinciale questo programma quando è un programma nazionale? Noi andiamo in nazionale, siamo in tutta Italia, potete vederci ovunque. Lui me lo trasforma. Ma ci vede tutto il mondo, attraverso. Al mondo attraverso i social. Perché... Quindi io sono contento di vedere tutto il mondo la Dominga Pizzi, perché naturalmente è un piacere.
favore. Però, scusi, una tranquillità. Scusi, no, la prego. Sto parlando con lei. No, no, signor Genovese, scusi. Io non lo so. La signora mi sta dicendo, ha ragione, signora, e dice, concludi il discorso. Ma concludi la che... signora, ecco la signora. Vabbè. Non quelle della parmigiana, sì, no? Quella del ponte. Quella del ponte. Vuole essere la prima donna, signora, siamo da... Noi stamattina, visto che anche lei gironzolava come al solito con la sua cure de force, cioè lei cura tutte le parti, ma perché? Cioè mi dice, Ronnie, mi raccomando, quella signora ha un gusto, un sesto senso. Ecco, diciamo il sesto. Che noi donne abbiamo una marcia in più. E l'uomo avorta sempre a marcia indietro, capito? È pazzesco, io non lo so. Senta, sa cosa dico? Viste le situazioni economiche che lui mi ha detto, fra buono, scarsa e pessima, c'era una quarta soluzione, io l'avevo detta già, ascolta già signore, cioè della serie le condizioni sono tremende, ma le vostre condizioni invece di spiaggia sono alla grande. Village continua, a voi regia. Ecco, Chloe ci abbaia, ma noi ci avviciniamo, non vogliamo rubarti del tempo amore, ma avvicinarti, padrone e padroncina, andiamo sulla padroncina, giusto, sbagliato? Come ti chiami? Maria. Maria, senti una cosa, cosa mangia sta cagnetta? Croccantini e se siamo fatti fuori tutto, cioè mentre una volta gli animali mangiavano, sai, quello che rimaneva, ma ogni tanto... Ogni tanto però mangio qualcosa di assaggio, sì, sì. Ma che razza è? Chihuahua. Chihuahua, infatti lui li ha conosciuti subito, c'ha la cucciola da casa. Ami cani? Sì, sì, tantissimo. Il cane è un figlio? Per me sì. Esatto. Avete altri figli? No, l'unica. Ma arriverà? Vabbè, va abituata, vuole fare naturalmente prima esperienza. Sì, infatti. A parmigiana la sai fare? Sì. Vabbè, non me la spiegare perché me l'hanno spiegata tutti, va bene? Va bene. Siete sposati? No, conviviamo. Convivete, perché oggi tutto sommato, io sinceramente non mi sono mai sposato. Io, ma quanto mi costa? No, ma a parte gli scherzi. Da quanto tempo state insieme? Da 5 anni. 5 anni, vabbè, dopo Chloe, chissà, se arriva il ponte, sembra pure qualcos'altro, no? Certo. Dico, in bocca al lupo, buona vacanza, Ragazzi, mi fate invidia, perché io sono vestito, voi belli così. Per quanto scendete in spiaggia al mare? Ma fra un'altra oretta due. Un'altra oretta due, perché hanno mangiato, e che quando si mangia bisogna rispettare i tempi. Grazie, buona giornata. Io amo le persone che si passano l'olio. Perché io con l'olio ho una grande esperienza, perché dovete, guarda, si è preparata, e io dove mi siedo? Ah, mi siedo qua, no, mi siedo di qua. Buongiorno. Buongiorno. Io ti guardavo da lontano, vedevo che adoperavi l'olio. No, è una protezione. È una protezione, perché deve proteggere il bianco, perché bianca, ma così bianca, capisci? Cristina, sei abbronzatissima. Secondo giorno di mare. Il secondo giorno di mare, figurati, nei prossimi giorni quando incontrano gli chiedono il permesso di soggiorno, capito? Perché sei già al secondo giorno di mare. Cristina, sei presente così? Siamo le calabresi. Ma dico, siamo... È vero, siamo mediterraneamente. Il direttore che aveva una bella bandierina, faceva laguna blu, bandiera blu, acqua blu, tutto blu. Ecco, e sono venuto qui. Comunque è bello il Tahiti. Io ci vengo da sempre. Senti, mi fai un saluto ai tuoi amici direttamente alla telecamera? Ciao! E basta così, saluti gli amici tuoi, io prendo un saluto. Ciao amici miei, vi auguro di passare una bella domenica, di rilassarvi e di prendervi il sole. Grazie! E si ricominciano gli impegni. Grazie, alla prossima, divertiti, bel colore, bellissimo colore. Mi dica, Pizzi, mi dica, permette che io le parli così ora? No, è un piacere. Impostazione, edizione. E come ben dice lei, su come io cerco di impostare, certo. Io guardo tutto, io seguo e ho visto che questa volta tutto ciò che avete fatto in spiaggia vergeva su un argomento particolare. Su un tema, avevamo un tema stamattina. Quello culinario.
straordinario. Se magnava stamattina. Sì, parlava di melanzane. Melanzane, non mele, ma alla fine la parmigiana l'avete portata? Il produttore e lui alla parmigiana doveva pensarci lui. Infatti io mi aspettavo che mi arrivasse un assaggio, perché abbiamo vissuto solamente di ricette, di ricetta, va bene? Lei vedendo da fuori, seguendo, dice: oh, arriverà sta parmigiana prima o poi. Come prima o poi arriverà pure il ponte. Non arriva. La parmigiana in bianco, la mai, se hai capito? No, 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 mai, mai. Anche in bianco. Sì, che è besciamella. Senti una cosa, no, va, anche il ponte arriverà prima o poi, che dice? Quanto prima arriverà il ponte. Esatto. Ma senti una cosa, abbiamo... cos'è sto momento? Ah, a proposito, senta, scusi, lei, siccome lei prima parlava di quei mostriciattoli. Sì, i mostriciattoli. Extraterrestri. Come fanno? Come fanno? No, 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 blindo. Ah, attenzione, siamo noi, vi stiamo guardando. Allora, io ho mandato il signor Tony Vero, siccome lui ha un giocattolino. Tony Renis? No, Vero. Ah, Vero, Vero, sì, Renis, perdona. È tutto vero, attenzione. Dimmi quando, non quando. È falsificato nostro... Cina o Thailandia, no, è vero. Italiano, vero, è italiano vero. Vero, vero. C'ha un'apparecchiatura che ha quattro ale. Come chiamano? Ale, no, alette. Alette. No, di pollo, alette. No, alette di pollo, no. Che mi piacciono tanto. No, alette di pollo, l'alette che gira, no? Che è una cosa che vola. Lui poi con un telefonino controlla e sta vedendo di nascosto, che non ci sente nessuno, se li trova. Se li trova, pensi un po'. Io sono veramente, vorrei so, gentilmente... Ma tu pensi che ci sono adesso? Non lo so, perché... Ma l'hai sentito? Non lo so. No, io ho sentito questa apparecchiatura che è questo signore Vero che gira. Signora Dominga, signora Dominga, lei che fa? Sì, no, 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 ma senta una cosa, quando lei non è inquadrata, dove va? Io guardo, invece. No, no, ma no, perché mi sembra che a un certo punto lei se ne sia andata, si è scomparsa, ne ha appena sentito gli extraterrestri che arrivavano, e volata via. Ha capito, vogliamo invece salutare i nostri amici e dare un appuntamento alla prossima settimana, perché noi siamo sempre, in virtù delle nostre capacità comunicative, perché noi, io siciliano io e lui calabrese e ci tiene da... Regina, capito? Regina puro sangue. Una siciliana, una calabrese e una regina. E una regina, sempre regina, detto. Mi sembra che è calabrese. È vero. Senti, diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Però perché... prima di chiudere, oltre a portare lo scherzo, noi facciamo un po' sorridere le persone, perché siamo due persone serie. Noi andiamo in giro, ecco, portiamo una ventata di allegria nelle vostre case. La prossima settimana sarà anche una ventata di... Grazie al nostro, anche alla DN Italia, che ci fa andare attraverso anche le loro reti, che sono delle spazio di e Calabria di Voi. E questo è un grande piacere per noi. E volevo dare appuntamento alla prossima settimana. Non anticipiamo di cosa parleremo, perché credetemi, è una novità pure per noi. Alla prossima settimana, arrivederci. Ciao. Alla prossima.